Uno striscione rosso spicca sul verde del cancello. Il vostro impegno e la vostra tenacia hanno reso possibile tutto ciò. Grazie, professor De Vincenti. I lavoratori di Industria Italiana Autobus salutano così l'arrivo in Valle Ufita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti. A distanza di 5 anni dalla chiusura dello stabilimento Fiat Iveco, De Vincenti raggiunge l'Irpinia e visita la fabbrica che ha contribuito a far riaprire. Ricorda la prima volta che ha conosciuto Stefano Del Rosso, l'imprenditore che ha creduto in questi capannoni e ha messo in pratica l'idea di realizzare un polo unico per produrre bus. Ricorda i nomi di alcuni dei lavoratori che puntualmente raggiungevano Roma e il Mise per gli incontri fra governo e azienda. E poi assicura che non dimenticherà la nuova vita di questa fabbrica. È qui che arriva l'impegno tanto atteso. Stiamo lavorando, il ministro Delrio sta lavorando molto bene sullo sviluppo del trasporto pubblico locale in tutta Italia. Abbiamo messo risorse importanti nella legge di bilancio proprio per questo. Abbiamo messo risorse importanti nei patti con le regioni e patti per il Sud e sulla base del Fondo Sviluppo e Coesione. Quindi gli stanziamenti ci sono, adesso si tratta di sbloccare gli investimenti e questo darà una prospettiva di mercato importante a tutti i produttori di autobus, ma per noi in primo luogo particolarmente importante è Industria Italiana Autobus, il polo italiano di produzione degli autobus. Uno scontro fra il sottosegretario e Lingotto che ha determinato una vittoria, quella che oggi si celebra in Valle Ufita. La Fiat attualmente è un competitors della IIA e forse, si lascia sfuggire De Vincenti, ci sta ripensando, ma il governo ha scelto di puntare sul nuovo polo Flumeri-Bologna. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio al Ministero dello Sviluppo Economico prima e come Presidenza del Consiglio, come governo nell'insieme. È una scommessa che abbiamo fatto ed è bello vedere che la scommessa sta traducendosi in realtà. E così come è iniziato, facendo riferimento a quel grazie dei dipendenti, De Vincenti dice: questo striscione lo porterò nel cuore, ricambia e conclude che il risultato raggiunto è frutto della vostra determinazione. Siete la dimostrazione che ancora esiste la classe operaia. Voi non vi siete rassegnati alla deindustrializzazione e questo, per questo io vi dico grazie, perché questo è il segno forte di una cultura industriale, di una cultura del lavoro, di una cultura operaia che fa forte il nostro paese. Ricordo a tutti noi che il lavoro fatto su Industria Italiana Autobus è un lavoro che parte soprattutto dalla volontà dell'Irpinia di mantenere un polo unico e di sentirsi parte dello sviluppo del paese. Oggi ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada perché noi sappiamo che l'Irpinia cresce se cresce insieme al Mezzogiorno e insieme all'Italia. Allora è chiaro che il lavoro da fare sarà mettere e continuare a garantire che Industria Italiana Autobus sia dentro un sistema che prevede appunto l'ammodernamento di tutto il parco autobus dei nostri comuni e delle nostre amministrazioni e che su questo ci sia un investimento vero. Il governo e la regione insieme hanno risposto all'impegno che avevano assunto, quindi insieme con Invitalia si sono trovate le risorse perché questo stabilimento possa partire. Adesso tocca agli amministratori locali, ma anche alla Regione, per quello che mi riguarda, e al Governo, monitorare l'attività dell'azienda, fare in modo che l'azienda possa essere competitiva rispetto alle commesse. È l'unica azienda in Italia che produce autobus, quindi potrebbe avere un mercato straordinario, e in tempi non lunghissimi fare in modo che tutti gli operai possano riprendere l'attività produttiva. Dopo oltre 5 anni, la comunità sta festeggiando e sta festeggiando dal momento in cui si è avuta la certezza che questa industria ripartirà. Oggi la presenza di De Vincenti è stato un ulteriore tassello in questo mosaico che stiamo costruendo, quindi tassello dopo tassello da qualche anno, appunto, da quando si è trovata si è trovata la quadra al Ministero dello Sviluppo Economico con il subentro di Industria Italiana Autobus, con Stefano Del Rosso che ha deciso di puntare su questo stabilimento.
e sul governo che ha messo, diciamo, che ha fatto la sua parte. De Vincenti lo ha dimostrato diverse volte negli incontri che si sono tenuti a Roma. Dario Menin ha anche citato una sua celebre frase Fiat venga con me, e quello è stato appunto il momento in cui abbiamo capito che il governo non era dalla parte di Fiat come inizialmente ci facevano credere, ma era appunto dalla parte nostra, dalla parte dei lavoratori, dalla parte di questo stabilimento, per ridare vita a tutta la Valle Ufita. Ha firmato le autorizzazioni per la ristrutturazione? No, a dire il vero ancora non è stato presentato il progetto di ristrutturazione, questo dovrebbe avvenire entro fine anno, per cui sicuramente non ci saranno problematiche particolari, bisogna guardare appunto quali sono gli immobili da occupare nella prima fase e dopodiché, insomma, si partirà anche con la ristrutturazione. Don Claudio, oggi è un giorno di festa, celebriamo questa rinascita, possiamo chiamarla proprio così. Beh, il Natale è vicino, mancano pochi giorni, come c'è l'attesa per questo Dio che si fa carne, viene ad abitare in mezzo a noi, c'è ancora di più in noi e in tutti gli operai questa attesa che quanto prima si riprenda a lavorare in questo nostro territorio per ridare dignità e ridare anche, vuoi dire, soddisfazione agli impegni presi da tutti quanti noi, dalle istituzioni, dai sindacati e anche dalla Chiesa.